Ladies and gentlemen, it's coming up a new episode about the rock band history with your Gianluca. Let's talk about the history of the Def Leppard here on Sayus Web Radio on www.sayuswebnetwork.it. Ciao carissimi amici web radio ascoltatori e ben ritrovati per un nuovo appuntamento qui con The Rock Band History, la rubrica musicale a cura di e con Gianluca, che vi parla della storia delle rock band che hanno fatto davvero grande il rock nei decenni ed hanno calcato i palcoscenici di tutto il mondo. Questa volta siamo giunti alla 64esima puntata dall'inizio di questa avventura assieme, la 18esima di questa seconda stagione, il secondo anno che va in onda, e naturalmente sempre tutti i giorni in onda dal lunedì alla domenica. Questa puntata va in onda dal lunedì 3 giugno 2013 alla domenica 9 giugno 2013 su Sayus Web Radio, ogni giorno alle ore 00, ovvero a mezzanotte, alle ore 6 del mattino, alle ore 12, cioè a mezzogiorno, ed infine alle ore 18, alle 6 di sera, sempre rigorosamente orari italiani. E partiamo subito perché stiamo parlando dei mitici Def Leppard. Siamo giunti alla terza puntata dedicata appunto a questo strepitoso gruppo, però prima di procedere vi vorrei ricordare i nostri contatti su Sayus Web Radio, che sono appunto www.sayuswebnetwork.it, che è sempre il nostro sito dove poter ascoltare Sayus Web Radio, vedere Sayus Web TV, e poi le email, gli indirizzi di posta elettronica presso cui contattarci, che sono info@sayus.com, l'email del grande capo, come dice sempre Luca, cioè di Sayus, il mitico Sayus, se volete contattarlo per qualsiasi cosa, e poi la mia di Gianluca presso gianluca@sayus.com, se volete contattarmi appunto riguardante la rubrica The Rock Band History, se avete richieste, suggerimenti o quant'altro, se volete che il sottoscritto parli di una vostra rock band preferita famosa, o se addirittura anche voi fate parte o avete o conoscete una rock band di cui e volete che il sottoscritto ne parli o dedichi una fascia oraria, contattatemi e arrangeremo il tutto. Ed infine, l'ultimo ma non l'ultimo, the last but not the least, l'ho detto un po' male, ma il concetto era questo, il preziosissimo Luca, alla sua casella di posta elettronica, luca@sayus.com, il nostro responsabile organizzativo di tutto e del palinsesto. Quindi se volete venire ospite della nostra prestigiosa, no scherzo, trasmissione in diretta web dei lunedì sera, provvisoriamente i due compari più uno o due, con il sottoscritto Gianluca, il grande Sayus, sempre Luca, con cui abbiamo sempre degli ospiti che ci vengono a parlare delle loro attività, iniziative ed eventi, contattate Luca, naturalmente presso luca@sayus.com, e anche lì con lui potete concordare fissando una data lunedì sera che può andare bene a tutti per venire appunto ospiti in trasmissione e parlarci di voi. Bene, riprendiamo allora con The Rock Band History. Ah, e vi ricordo sempre la nostra pagina Facebook, naturalmente in Facebook con il nome Sayus Web Network, ci trovate lì. Se vi piacciamo ovviamente mettete mi piace, che ci fa piacere. Seguiteci con Twitter con il nome @Sayus, tutto attaccato minuscolo. Ed infine su YouTube troverete le cose che il grande Sayus, con il nome Sayus Radio, Sayus Web Radio o Sayus Web Network, carica per voi. Ebbene, quindi riprendiamo con la storia dei mitici Def Leppard strepitosi, dove l'avevamo lasciata la scorsa puntata ed eravamo arrivati ad Armageddon nel 1989, e riprendiamo quindi con Hysteria, che si rivelò quindi uno degli album più importanti e di maggior successo di tutta la storia del rock. È il terzo album, pensate un po', nella storia del rock per numero di singoli che hanno scalato le classifiche, e rimase in classifica per ben 3 anni e vendette oltre 18 milioni di copie in tutto il mondo. E dopo questo mastodontico successo, il gruppo dei Def Leppard si rimise al lavoro prontamente per realizzare al più presto un quinto album, ma i problemi di alcolismo di Steve Clark lo spinsero ad iniziare un programma di riabilitazione, abbandonandolo e riprendendolo più volte, come spesso accade, lo sappiamo già, per diverse rock band e naturalmente anche chitarristi e rockers che hanno questi problemi di alcol e anche droga.
e la band dovette così proseguire il lavoro ignara della disgrazia che si preparava a colpire tutti i componenti. Clark non vide mai completato il lavoro al quale i Def Leppard si prodigavano tanto in quel periodo e morì l'8 gennaio del 1991. Davvero un grande chitarrista, stroncato purtroppo anche lui da un miscuglio di antidepressivi, analgesici ed alcol. Purtroppo anche questa vecchia storia che spesso sentiamo. I componenti del gruppo decisero tuttavia di continuare, almeno fino alla realizzazione dell'album successivo, facendo registrare a Colin anche le parti di chitarra di Clark. E il 31 marzo del 1992 venne così pubblicato Adrenalize. Il disco debuttò al primo posto sia nelle classifiche americane che in quelle inglesi, rimanendovi per 5 settimane. E Let's Get Rocked fu estratto come primo singolo. Naturalmente io ho un grandioso ricordo dell'epoca di quel singolo e di quel video in particolare, non so se vi ricordate, strepitosissimo, all'epoca era pieno di, diciamo così, effetti per noi giovani e mi coinvolgeva quel testo di quella canzone, lo sapevo davvero a memoria perché era coinvolgente sempre nel pieno spirito e soprattutto stile dei Def Leppard. E il disco, appunto, dicevo, debuttò al primo posto nelle classifiche americane e in quelle inglesi, rimanendo per 5 settimane con Let's Get Rock, primo singolo estratto. Il suo videoclip, appunto, vinse il premio come migliore dell'anno agli MTV Video Music Awards del 1992, del 1992. Poco dopo fu assunto come chitarrista stabile in sostituzione di Clark Vivian Campbell, che debuttò con il gruppo, e me lo ricordo anche questo, veramente memorabile quell'esibizione anche per vari altri gruppi, durante il concerto tributo del Freddie Mercury, tributo alla Wembley Arena, allo stadio della Wembley Arena in Londra. È anche quello ricordatissimo quel concerto, perché fu un evento strepitoso. Io me lo ricordo, su MTV, Video Music, anche prima ancora, andò in onda e penso che tutti ci ricorderemo quella serata strepitosa, appunto, con i Def Leppard, i Guns N' Roses, che fecero quegli straordinari pezzi, tra cui famosissima Knocking on Heaven's Door, che fu replicata decine e decine di volte da MTV negli anni a venire come una delle migliori esibizioni, e poi Metallica, e ricorderete anche George Michael sul finale e tanti altri. E comunque, forti dei 6 nuovi fortunati singoli e dei 7 milioni di copie vendute con Adrenalize, i Def Leppard si gettarono in un nuovo tour mondiale. In questo periodo il gruppo cominciò ad essere influenzato dal grunge e dall'alternative rock, che avevano ottenuto il massimo apice proprio in quel periodo degli anni 90, grazie alla pubblicazione di dischi storici come Nevermind dei Nirvana, Ten dei Pearl Jam e Bad Motor Finger dei Soundgarden. Nell'ottobre del 1993 uscì Retroactive, che grazie a due singoli portanti vendette rapidamente 3 milioni di copie. Nel 1995 la band decise di pubblicare la sua prima raccolta, che dal 1980 al 1995 raccoglie 15 anni di carriera dei Def Leppard, ed essa vendette in tutto il mondo oltre 8 milioni di copie. Il 25 ottobre del 1995 i Def Leppard entrarono nel Guinness dei primati per essere riusciti a suonare ben tre concerti in un unico giorno in tre continenti diversi. E questa storia è davvero carina ed interessante, e si capisce anche perché: in Marocco, a Londra, poi in Inghilterra e a Vancouver in Canada, perché naturalmente con i fusi orari riuscirono a fare anche questa cosa. E nel 1996 fu pubblicato un nuovo album, Slang. Esso segnò un drastico cambiamento con sonorità e testi oscuri ed un avvicinamento ancora di più a quell'alternative rock. Negli Stati Uniti il disco naturalmente vendette non tantissimo, ed il seguente tour fu anche un flop rispetto a tutti gli album precedenti. Tuttavia la rivista Q volle indicare Slang come il miglior album rock del 1996. Anch'io, che li ho tutti gli album dei Def Leppard, anche di questo gruppo, devo dire che Slang, in effetti, non so perché anche a me non m'ha del tutto entusiasmato, ma ci sono degli album, diciamo, scusate, dei pezzi, dei brani molto molto interessanti anche su Slang. Nel 1998 l'emittente televisiva VH1, detta un po' all'italiana, ha parlato dei Def Leppard in una delle prime puntate della sua trasmissione Behind the Music. Approfittando del nuovo momento di grazia, il gruppo decise di tornare al suo stile classico pubblicando nel 1999 Euphoria. Il primo singolo, Promises, rivide il gruppo collaborare con Robert Lynch
e rimase in testa alle classifiche statunitensi per 3 settimane. Il disco che annunciò il fortunato ritorno della band al suo stile naturalmente primordiale fu certificato come disco d'oro in Canada e anche negli Stati Uniti. Bene cari amici, anche per questa puntata, la 64esima dedicata ancora a Def Leppard, la terza su questo gruppo veramente strepitoso, si chiude qui. Vi ringrazio ancora una volta per essere stati al mio ascolto e all'ascolto di Science Web Radio. Vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi e vi aspetto la prossima settimana o comunque la prossima puntata, e tutte le puntate, come ogni rubrica e ogni trasmissione e programma che va in onda qui su Science Web Radio e Science Web TV in Science Web Network, è sempre a disposizione nel sito www.sciencewebnetwork.it. Grazie a tutti per l'ascolto e ciao, alla prossima!